Buongiorno, ci troviamo con l'ingegnere Ivan Battisti che ha appena discusso la sua tesi nell'ambito del Master in Project Management delle opere strutturali e infrastrutturali, dal titolo Tecniche di Project Management e strumenti di progettazione attraverso il BIM Information Modeling su un impianto pilota per la denaturazione dell'amianto, perché ci racconti un po' questa sua esperienza di master. Allora, la prima parte di master appunto si è svolta presso il Politecnico di Milano. Io ho vinto, diciamo, ecco, il master attraverso un bando pubblico della Regione Lazio che è il Torno Subito, quindi grazie a questo finanziamento sono riuscito a seguire, ecco, il master qui al Politecnico. E il master è organizzato in breve a moduli, quindi diciamo che il modulo più interessante, quello che ho visto, è stato soprattutto sugli aspetti che riguardano i principi dell'ingegneria gestionale, nonché gli esempi poi applicativi e esplicativi dell'ultima parte del master relativo al real estate. Questi sono i due, diciamo, argomenti cardine che hanno colpito particolarmente la mia attenzione. E che poi in qualche maniera sono riuscito nella seconda parte dell'esperienza relativa allo stage a applicarlo. Diciamo che poi all'interno dell'azienda, l'azienda si stava, diciamo, organizzando nel intraprendere un percorso verso quello che è il BIM, e quindi tramite le mie, insomma, precedenti esperienze accademiche. E ho appunto avuto modo di implementare quelle che erano le capacità sul software o comunque anche sulla metodologia BIM, applicando quegli insegnamenti che magari erano stati appunto illustrati o comunque appresi durante il master. Quindi si è andata a configurare poi all'interno dell'azienda una figura a metà tra il BIM manager e il project manager, insomma, quindi un project engineer applicato però al BIM. E quindi, insomma. Ecco, diciamo, questa prima parte di lezione, l'obiettivo dovrebbe essere un po' quello di darvi degli strumenti che magari a ingegneri o architetti un po' mancano, Mancano, esatto, perché i sì. primi 5 anni di università danno solide basi tecniche. Ma dal punto di vista di project management, un po' di finanza, insomma, sì, magari uno o due esami ci sono, ma rimangono abbastanza a livello teorico e quindi poco approfondiscono questi aspetti, tranne magari, vabbè, gli ingegneri gestionali, che sono un Che altro sono un tipo altro tipo di di. ingegnere. Sì. E tu credi appunto che questi strumenti effettivamente siano stati dati e che poi siano stati. Già Sì. qualcosa hai detto, però che possano essere effettivamente utili nella seconda Sì, parte, no, quella dello stage, quella più, è diciamo, di esperienza un lavorativa. completamento delle conoscenze accademiche che uno acquisisce durante gli anni. È un plus perché un ingegnere edile, architetto come sono io, all'inizio non calibra bene il progetto, cioè i progetti vengono fatti spesso e vengono senza un budget, quindi spesso sono dei concept, comunque delle opere non realizzabili. Quando invece si affrontano veramente gli argomenti economici, ecco che il progetto cambia sostanzialmente, ma oltre al fatto stesso del progetto, questi insegnamenti sono anche utili quando in un'azienda si è in fase di gara. Ad esempio, vi sono delle imprese che partecipano a una gara, è importante appunto quei principi di ingegneria gestionale per capire come l'azienda stessa e le imprese sono in quel momento nella situazione finanziaria, insomma. Quindi sono molto utili anche nel lavoro operativo, quindi non sono fini a se stesse, ma anche un fine. Bene, e per quanto riguarda, diciamo, la seconda parte, quella dello stage che tu hai svolto in Techint, Sì. ci vuoi dire qualcosa? Io ho trovato molto interessante, diciamo, questo tuo mettere insieme l'aspetto di project management con il BIM, perché
sostanzialmente è inevitabile che si vada in questa direzione. Diciamo, il BIM manager è quel project manager che ha fatto suo gli strumenti di digitalizzazione che oggi anche il settore delle costruzioni si sta attrezzando per avere, insomma, Sì. no? Un po' come tutti gli altri settori, no? Il settore delle costruzioni è sempre un po' in Lento. ritardo, però poi ci arriviamo e oggi sembra si stia andando in quella direzione sempre più, insomma, rapidamente. Ci vuoi raccontare anche appunto in che cosa è consistito questa tua esperienza di Sì. Allora, stage? io sono entrato in TechInt, diciamo per delle mie capacità svolte in ambito accademico relativi alla progettazione ospedaliera. TechInt era volta, diciamo, alla progettazione ospedaliera all'interno a un settore nel Dipartimento Civile che si occupa di progettazione ospedaliera e che però veniva affrontato in maniera tradizionale. Diciamo, il mio poi relatore, Daniele Morghera, che è responsabile del Dipartimento Civile, aveva invece attuato questa nuova visione della progettazione tradizionale attraverso l'introduzione del BIM. Quindi abbiamo ripreso un progetto sviluppato con progettazione tradizionale e l'abbiamo, diciamo, in termini semplicistici, rilucidato attraverso l'utilizzo del BIM, andando a constatare che durante una progettazione tradizionale si possono verificare numerose incongruenze. Ad esempio, abbiamo trovato che magari il filo la quota del conto soffitto era posizionato in un livello sbagliato rispetto a quello che era stato definito in pianta, e tante magari un'incongruenza tra parte architettonica e parte strutturale. Insomma, è un grande elemento di controllo, soprattutto quando si attua una progettazione esecutiva di grandi dimensioni su progetti a larga scala, quindi su quale lavorano diversi studi, diversi professionisti e quant'altro. Poi quello che io ho fatto appunto è utilizzare e unire quelle che sono le tecniche classiche del project manager, quello di suddividere, diciamo, le lavorazioni, applicandole a un progetto, quindi quello che è stato fatto è stato creare una VBS gerarchica, quindi dall'alto verso il basso, e utilizzare e assegnare questa VBS agli elementi contenuti nel modello informatico. Perfetto, quindi sì, sostanzialmente appunto confermi un po' che diciamo, è uno strumento nelle mani del project manager per ottenere quelli che sono gli obiettivi del project Esatto. manager, no? Cioè contenere i costi il più possibile, fare meno errori Possibili. possibile, contenere tempi e risorse Esatto. impiegate, Abbiamo da subito anche comprendere se le risorse sono adeguate o meno e se sono da implementare o da aggiornare a livello professionale, che il BIM non è diciamo, un software intelligente, ha bisogno di un professionista preparato, aggiornato. Quindi si differenzia dal CAD soprattutto perché ha un contenuto informativo che chi modella o chi opera direttamente deve sapere. Bene, grazie Ivan. Ci vuoi lasciare con una riflessione più di natura personale su questo percorso? Come ti sei trovato con i tuoi colleghi? Sei ancora in contatto con loro? Insomma, anche l'aspetto di network è importante, Certo. quindi. Sì, allora, sia con i colleghi del master che con i colleghi della mia precedente azienda sono rimasto in contatto, soprattutto quelli aziendali, si è creato un bel, diciamo, clima, sono stato subito accolto in maniera impeccabile. TechInt è una grande famiglia, insomma, è una delle grandi società di Milano, quindi insomma, è una bellissima esperienza che raccomanderei a tutti, ecco, quindi Grazie, in bocca al grazie lupo per ingegnere. tutto.